Ciao a tutti! Allora, oggi postazione video un po' strana, nel senso un po' diversa dal solito, anzi molto diversa dal solito, e mi vedete già con la parrucca perché ho deciso di fare un video esperimento, cioè proverò a fare questo video e comunque lo caricherò anche se verrà male. Non lo so, però se la cosa mi piacerà, se riuscirà, se verrà come dico io, ho pensato di fare un po' un restyling, quindi un video per ogni parrucca che ho, per cercare di dare un po' di personalità a queste parrucche che ho. Se mi seguite su Instagram avrete visto che posto spesso foto con le parrucche, mi piace tantissimo fare foto con le parrucche. Però, cioè, mettere su la parrucca così come arriva, insomma, alla fine, come ben vedete, sì, è bellissima, ha un bellissimo colore blu, tutto quello che volete, è lunghissima, è fantastica, però è piatta, cioè veramente non ha una personalità. Quindi io, e poi tra l'altro, hanno tutte questa frangetta lunghissima, che dà veramente fastidio. Quindi io ho pensato di cercare di dargli un verso. Non farò certo acconciature mega galattiche, anche perché, come vedete, cioè io la indosso, quindi non ho la testa quella apposita, no? Per metterla, e con cui sarebbe più semplice fare quelle acconciature. Quindi farò delle cose molto basic, però ci provo per dargli appunto un po' di personalità, ma soprattutto per cercare di sistemare questa frangetta che è veramente troppo lunga. Per sistemare la frangetta mi sono munita di questo attrezzo che avevo preso qualche anno fa, quando ancora avevo i capelli lunghi, che devo dire mi aveva aiutato molto a sistemare il ciuffo, insomma, che avevo. Quindi ho pensato di sistemare appunto anche questa frangia con questo attrezzo. Non lo so, vediamo, proviamo. Allora, io non sono mai stata bravissima a sistemare i capelli, ma magari quando li avevo lunghi dei miei ci andavo un pochino più cauta, perché comunque sbagliare a tagliare i capelli propri è una cosa, sbagliare a tagliare una parrucca, alla fine, tra l'altro anche sintetica, poco male. Allora, io oggi le mie parrucche le ho tutte pettinate e gli ho messo anche uno spray di quelli un po' tipo olio, no? Spray per capelli, per cercare comunque di togliergli un po' l'effetto, mamma mia, sono elettriche, appunto, l'effetto elettrico crespo, e non lo so. Questa è comunque la mia preferita, questa mi piace tantissimo. Sarà che io capelli lunghi così, per me sono veramente un sogno che non potrò mai avere. Quindi io direi che possiamo, allora, innanzitutto, sai che facciamo? Mannaggia, ho questi capelli lunghi davanti. Oh. Allora, ripettiniamo la frangia. Come vedete, l'ho proprio ben pettinata e districata. Le ho pettinate tutte quelle che ho. Allora, mi sembra che ne ho, le ho contate 9, non lo so, però le ho anche ordinate altre perché avevo voglia di cambiare un po'. Più che altro per i colori. Allora, vediamo un po' quanto la facciamo lunga, proviamo. Allora, io direi che tipo proviamo adesso così, so che è pochissimo, però proviamo a tagliare questi intanto. Un po' mi dispiace tagliare le parrucche, perché non lo so,
Io sono molto gelosa delle cose mie, no? Per cui ci tengo, e cioè queste mi sono arrivate così perché le devo tagliare, però veramente non ce la faccio più. Quando le indosso è un dramma. Sarà poi che io le foto le faccio sempre molto molto di corsa, perché le faccio proprio quando ho tempo e non ho tempo di stare molto a sistemare le parrucche, e quindi proprio cioè è un dramma. Ok, vediamo. No, ancora è veramente lunghissima. Mangia! No, ok, inizia ad esserci la frangia. Ok, adesso il problema è tagliare di qua. Allora, qua ho la frangia. No, non ci posso credere, bellissimo. Devo dire che alla fine mi è venuta anche para praticamente. Tagliamo un altro pochino qui. Sì, direi che... Cioè, tipo tagliando a caso, più o meno ci siamo, anche perché insomma non è che io proprio debba fare un lavoro professionale. Guarda, io adesso lo so come va a finire come tipo come quando fai l'eyeliner, che cominci a correggere e correggi qua, correggi là, correggi su, correggi giù, e praticamente esce poi un disastro. E io già lo vedo che praticamente, secondo me, tra un po' questa frangia non ci sarà più perché l'ho tagliata tutta. No, dai, ci siamo quasi. Ok, sì, c'è ancora qualche pelo. Wow! Cioè, ma quanto sono carina! Mi sta perfetta, insomma! Sì, e io quando ho detto questo, da qualche parte un parrucchiere è morto praticamente. Ok, sì, direi che è veramente perfetta. Ok, ma per fare tipo le foto, no? Chi si accorge se è precisa o no? Cioè, wow, ci sono riuscita! Non potete capire la fatica. Ok, adesso la mia idea sarebbe di lasciare
Allora, sia queste cosine qui da parte, no? Stile proprio manga, più o meno. E lasciare anche qualcosa in più, qualche ciocca, tipo. Tipo no, così. Però aspetta che perché questa è meno spessa. Vediamo. Sì, ok, sono uguali. E avrei pensato di fare tipo, cioè, già solo così, guardate, è già più personale. Allora, avevo pensato di fare, non so se verrà mai, una mezza coda. Proviamo così. Allora, la coda alta è impossibile farla perché giustamente essendoci sotto la retina della parrucca, essendo che non è che siano parrucche di altissima qualità. Allora, diciamo che questo qui un po' maschera. Se io qui ci metto una molletta tipo così, vediamo com'è. Secondo me è carino. Allora, proviamo anche di qua. Ho appena scoperto che queste parrucche praticamente non sono simmetriche. Ci sono pezzi più lunghi da una parte rispetto ai pezzi dell'altra parte. Comunque, se riesco, magari ci metto più mollettina. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, mettiamo un'altra mollettina anche qui. Allora, un attimo, dunque, prendiamo questa ciocca. Secondo me, sai che c'è? Conviene farsi crescere i propri capelli perché è problematico anche gestire le parrucche. Allora, queste ciocche poi le devo andare a nascondere
nascondere. Ok, allora, ora. Queste. Ok, dai, meglio di niente rispetto a come ero prima, che praticamente avevo mezza faccia coperta. Ok. Dai, cioè tutto questo tempo per tagliare una frangia. Però così mi sento veramente molto in stile manga. Prendo lo specchio per vedere un attimo che ho combinato. Vabbè dai, su, un po' ce l'ho tenuti, un po' ce l'ho messi. Però vedete, no, che secondo me da una parte sono più lunghi i ciocchi. Comunque, dai, meglio di niente, eh. Dietro com'è? Neanche si nota troppo che sono rabbattati, secondo me. E io direi che come primo tentativo può andare. Io vi invito a seguirmi su Instagram, perché domani io posterò subito una prima foto con questo mio capolavoro, sicuramente. Cioè, queste parrucche sono diventate profumatissime dopo che ci ho messo l'olio, cioè veramente. Secondo me comunque è un po' come i fili della corrente che si muovono quando tu non le guardi, perché non è possibile che io l'ho pettinata, l'ho messa sul letto, l'ho ripresa adesso ed è comunque intricata. Non è possibile. Ecco, secondo me è carino anche tipo così, a mettersi lì così, no, i capelli, che comunque qui ce l'hai un pochino così, da carino, non c'è proprio confronto a prima. Sì, sicuramente farò qualche esperimento anche con quelle altre parrucche, perché è troppo divertente, non c'è niente da fare, è divertentissimo. Ok, non è che uno deve fare chissà cosa, insomma, però anche ecco, ti fai questi usini un po' così. Io mi sento molto manga. Sì, mi sento molto manga. Dai, carinissima. Sì, domani subito foto su Instagram, mi raccomando, seguitemi se non mi seguite. E niente, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo prossimamente con le altre parrucche, perché sì, sto diventando, sì, secondo me proprio brava. Sì, proprio bravissima, soprattutto a tagliare le frangette, guarda, proprio un maestro, una maestra proprio a tagliare le frangette. Comunque, ciao, buonanotte e niente, al prossimo video, ciao.